Pensate che bello svegliarsi la mattina e trovare sotto casa la Disneyland dell'automobile, un evento straordinario organizzato da Quattro Ruote, la Street Parade 2018, che in corso Buenos Aires è stato una vera festa per tutti quelli che amano i motori e sono incuriositi da tutto ciò che ruota intorno alle quattro ruote e anche qualcosina delle due ruote. Una giornata straordinaria che ha visto praticamente tutta Milano transitare qui fra i bastioni di Porta Venezia e Piazzale Loreto. Andiamo a scoprire com'è andata. Quasi un assalto, sin dalle prime ore di domenica 16 settembre, alla lunghissima passerella di Corso Buenos Aires a Milano, che per un'intera giornata è stata al centro del mondo per chi ama i motori. 1600 metri di puro divertimento, organizzata da Quattro Ruote e dalle altre riviste dell'editoriale Domus, che hanno trasformato la via dello shopping più lunga d'Europa in un vero e proprio expo di eccellenze automobilistiche. Lo street show è stato diviso nelle aree tematiche più interessanti e con il supporto di 21 case automobilistiche che hanno riempito di novità la zona Motor District, con alcune primizie in uscita proprio in questi giorni, addirittura in anticipo rispetto al Salone di Parigi, come la nuova Audi A6 Avant. E con alcuni pezzi unici, come la Giulia Quadrifoglio di Romeo Ferraris, dalle auto normali alle supercar il passo è stato breve. Bastava spostarsi verso Porta Venezia ed ecco una parata di auto spettacolari che popolano la Sport & Luxury Road, affidata all'esperienza di Top Gear. Le Alfa dei record al Nürburgring hanno fatto da cornice alle Aston Martin, alla Dallara Stradale, a una particolarissima Ferrari GTC4 lusso rivisitata da Garage Italia e da un'altra Alfa Romeo in formato monoposto, la Sauber C36 con motore Ferrari. È stato organizzato un evento da quattro ruote che a mio parere è veramente superlativo. In alcuni momenti di questa splendida domenica motoristica c'era un vero muro di folla ad occupare Corso Buenos Aires, che naturalmente era riservato ai pedoni. Ma questo non ha impedito a tutti gli amici che sono venuti a trovarci di correre ad ammirare anche la zona Heritage, organizzata da Ruote Classiche da Youngtimer, che ha visto le bellissime auto d'anteguerra contendersi i selfie con una mastodontica Tatra mai vista prima in Italia, ma anche la Stanguellini, le Oscar, le Bugatti. Ma la più bella di tutte ce la racconta Gaetano De Rosa di Ruote Classiche. La più bella dello street show oggi? Beh, non ci sono dubbi, è questa meravigliosa Ferrari 308, soprannominata Mille Chiodi. Signori, siamo nel 1978 e siamo a Grugliasco, la Pininfarina. A Sergio Pininfarina viene commissionata una 308 vitaminizzata che diventerà poi, qualche anno più tardi, la meravigliosa 288 GTO, costruita soltanto in 272 esemplari. Allora, cosa fa Pininfarina? Prende una 308, la sveste parzialmente e inizia a fare dei parafanghi un attimino più allargati e li rivetta. I famosi mille chiodi sono i tantissimi rivetti con cui sono fatti i parafanghi su misura e questo è il primo esperimento che la Pininfarina fa per arrivare, come vi dicevo, alla 288 GTO. Ne è stato fatto un solo esemplare e oggi noi lo abbiamo allo street show. Sono venuto a vedere questa bella manifestazione organizzata da Quattro Ruote, un'iniziativa bella per la prima volta, piacevole. E fra i mezzi dei carabinieri di ieri e di oggi e le ambulanze dell'esercito italiano, tanto per citare le auto che portano la divisa, si è passeggiato verso le esibizioni più spettacolari con gli artisti di strada. Chi esegue i volteggi più incredibili con le BMX e chi improvvisa i ritmi più forsennati suonando la batteria con pezzi di auto e parti riciclate. I più piccoli appassionati di auto hanno potuto sfogare la creatività con i Lego, ma persino qualche adulto è stato sorpreso con le mani nei mattoncini, oppure a sfidarsi con il simulatore di guida della Toro Rosso. Ci troviamo davanti al nostro track che ha riscosso molto successo, soprattutto il cabinato che abbiamo qua dietro della Kenworth, ma devo dire che quest'oggi l'affluenza è stata veramente importante e le auto sono veramente tante e anche tante curiosità e tante chicche da venire a vedere. Sono le 6:30 di sera, siamo nel pieno dello svolgimento del Quattro Ruote Street Show qui a Milano in Corso Buenos Aires e devo dire che il risultato è stato assolutamente straordinario. Straordinario per la capacità di interessare le persone, un numero enorme di appassionati, di famiglie, di bambini, insomma abbiamo portato le automobili in mezzo alla gente e devo dire che eravamo sicuri che Milano, che del resto è la casa di Quattro Ruote, avrebbe risposto con questo entusiasmo.